La ceramica è il traino dell'economia stefanese e il traino anche per quanto riguarda il discorso turistico. Attraverso la ceramica cerchiamo e contiamo sempre di portare a Santo Stefano tanta gente, farla restare qui, al contrario di quello che accadeva negli anni passati, quando il turista era solamente un turista di passaggio, mordi e fuggi. Passava dalla via Vittoria, si fermava solo per acquistare l'oggetto di ceramica e invece adesso è un turista che ha diverse possibilità di soggiorno a Santo Stefano di Camastra, una cittadina con oltre 35 attività ricettive, 35 B&B. Sicuramente non abbiamo grandissimi alberghi, però abbiamo tantissimi posti letto che sono quadruplicati nel giro di una decina di anni. Quindi questo è segno che stiamo lavorando bene, che si sta facendo sicuramente un buon lavoro che culminerà a breve con la costruzione del porto turistico. Una manifestazione che è una sfida, ma anche una bella occasione per far conoscere il vostro lavoro. Per confrontarci pure fra noi ceramisti, per fare vedere quello che facciamo durante l'anno, in questi anni di tanto lavoro, perché la ceramica per noi è la nostra realtà, Santo Stefano è la realtà della ceramica. Lei è un artista e sicuramente ha vissuto un periodo di difficoltà, pandemia, post-pandemia. Cosa bisogna fare secondo lei per rilanciare questo comparto a Santo Stefano e in tutta la Sicilia? Mi identifico come artigiano più che come artista. Darsi da fare, rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Nel senso operare, pur si guadagna meno perché le spese sono tante e cose varie, però bisogna darsi da fare e lavorare.